La stagione viaggi 2021 è iniziata con un'escursione in camper. Risalendo il corso del fiume Toce, lungo la Val Formazza sino al borgo di Riale e al lago artificiale di Morasco. Una valle poco conosciuta, ma ricca di laghi artificiali e non, di sentieri e di stupende viste sulle vette innevate. Di qui, successivamente, ci siamo spostati sul lago di Iseo, il cui periplo percorribile in auto offre paesaggi insoliti. La Val Formazza inizia a Domodossola, si risale verso Crodo e si supera la località sciistica di Foppiano. La valle non ha uno sbocco verso la Svizzera e la strada termina sotto la diga del lago di Morasco. L'area sosta camper scelta è a dir poco incantevole, immersa nel verde, con mini sauna e orto self-service. Le riprese effettuate col nuovo drone rendono un'idea di questo luogo. La Val Formazza divenne la prima colonia valser che acquisì e tramandò nel tempo tutte le abitudini, le culture e le tradizioni di questo popolo d'oltralpe. In grado di adattarsi a difficili condizioni climatiche legate alle alte altitudini, alle asperità del suolo e alla scarsità di materie prime disponibili in natura. Poco famosa e poco sfruttata turisticamente, questa valle ricca di laghi e sentieri offre numerose opportunità di trekking al turista. Dai sentieri ad oltre 3000 metri di quota del Monte Giove per gli amanti dell'alta montagna estrema, alle passeggiate più semplici e modesteggiate nel verde dei boschi adatte a tutti. Ciò che ha determinato la notorietà e la fama della Val Formazza, insieme allo spettacolo delle montagne che l'attorniano, è stata certamente la cascata del Toce. Definita la più bella, la più poderosa fra le cascate delle Alpi, un salto d'acqua di 143 metri. Sulla sommità un fantastico punto d'osservazione è il balconcino in legno proteso sopra il salto d'acqua. Sulla sommità, sorge il celebre albergo costruito nel 1923 e progettato in stile déco. Il Toce e la sua acqua non sono solo elemento di forte caratterizzazione del paesaggio. La sua forza idrica è sfruttata a fini elettrici. È anche la più grande ricchezza della valle. Attualmente le acque del Toce vengono raccolte nel bacino di Morasco, a monte della cascata.
e tramite una galleria e una condotta forzata raggiungono la centrale per essere utilizzate nella produzione di energia elettrica. La cascata del Toce, per intuibili esigenze produttive, è visibile nella sua maestosità solo per brevi periodi nel corso dell'anno. Questa cascata fu visitata ed amata da numerosi visitatori illustri come Wagner, D'Annunzio, la regina Margherita, che hanno lasciato entusiastiche descrizioni di quella che veniva già definita la più bella cascata delle Alpi. Il sentiero che la costeggia, di vera suggestione, è un tratto della via mercantile che ha unito per secoli Milano e Berna. Riale è la frazione più settentrionale del Piemonte ed è situata a 1718 metri sul livello del mare sulle Alpi Lepontine. La località è frequentata soprattutto per lo sci, escursionismo e villeggiatura. D'inverno la strada di accesso è tenuta aperta per la presenza di un percorso per lo sci di fondo che comprende gran parte della piana. Riale si trova nella valle posta alla base della diga di Morasco. La diga è stata creata negli anni 30 dalla società Edison per generare elettricità per la valle, sommergendo il centro abitato di Morasco, località di origine valsera abitata fin dal XV secolo. Morasco era il principale centro abitato della valle, all'epoca della costruzione della diga, ma ormai inabitato nei mesi invernali. Era invece popolato nei mesi estivi, corrispondenti al periodo dell'alpeggio in quota. La diga è lunga 525 metri ed è alta 55 metri. Ha una capacità massima di oltre 17 milioni di metri cubi di acqua. L'acqua viene poi usata per la produzione di energia elettrica nella centrale posta più a valle a Ponte di Valformazza. Il lago d'Iseo è un lago lombardo, situato fra i due maggiori e più noti lago di Garda a est e il lago di Como a ovest. Le sue acque spartiscono i confini delle province di Brescia e Bergamo. È un lago di origine glaciale che a valle presenta un sistema di colline moreniche, su cui ora si estende la zona denominata Franciacorta, terra di famosi vini. La base sosta camper scelta è l'ottimo camping Eden a Pisogne che permette di visitare comodamente tutta la costa del lago. Lungo la strada litoranea, a Castro, imponenti lastroni verticali di roccia a picco sull'acqua creano insenature a dir poco suggestive, il cosiddetto orrido di Castro. Precisamente si trova a Zorzino, piccola frazione di Riva di Solto, ed è composto da due grandi faraglioni rocciosi a strapiombo sul lago. Lo spettacolo naturalistico offerto è davvero suggestivo, osservando la presenza di differenti insenature nelle rocce che compongono l'orrido. Quest'ultimo inoltre è raggiungibile percorrendo la litoranea in uscita da Castro, in direzione sud. Costeggiando il lago e passando sotto alcuni tratti di gallerie. La passeggiata è assolutamente piacevole e in circa un'ora e mezza si può godere di uno spettacolo naturalistico non indifferente. Scorci dell'orrido sono visibili percorrendo in auto la strada.
ma seguendo a piedi la vecchia strada litoranea si raggiunge uno dei luoghi più belli del lago. Un anfiteatro naturale ricco di vegetazione e acque cristalline che bagnano una piccola spiaggia di sassi. Un posto imperdibile. Da non perdere anche il periplo del lago percorrendo la strada costiera che in alcuni tratti risulta davvero spettacolare. Ricordando la più famosa litoranea sulla sponda occidentale del vicino lago di Garda. Al centro ospita Monte Isola, l'isola lacustre più grande d'Europa e i suoi isolotti satelliti. Le sue acque sono molto pescose. Il paesaggio è vario e in molti tratti ancora selvaggio. L'isola divenne famosa nel 2016 per una serie di pontili galleggianti installati sulla sponda bresciana del lago di Iseo, che permettevano ai visitatori di camminare appena sopra la superficie dell'acqua del lago sino alle isole di Monte Isola. Il progetto dell'artista bulgaro Cristo è stato realizzato con pontili larghi 16 metri, per una lunghezza complessiva di 3 km. Dopo la mostra, tutti i componenti sono stati rimossi e riciclati. Il lago di Iseo è uno dei tre maggiori laghi bresciani assieme al lago di Idro ed al più rinomato e conosciuto lago di Garda. Tre laghi completamente diversi tra loro. Ognuno con le proprie caratteristiche, ma tutti e tre estremamente affascinanti. Negli ultimi anni, grazie alla citata opera artistica di Cristo della Passerella sull'acqua, si sono accesi i riflettori sul lago di Iseo e molte persone hanno riscoperto ed apprezzato una parte del territorio bresciano che risulta davvero molto interessante. Non è un giudizio di parte. Ci sono molte cose da vedere ed esperienze da fare nei suoi dintorni. A partire dalla conosciuta Franciacorta fino a scoprire l'Overe e la zona nord del lago.